Lucca Comics, ci saranno anche Oliver Onions e Cristina D'Avena. Manca pochissimo a Lucca Comics e Games, il festival del fumetto e dei videogame più famoso d'Italia che si terrà in Toscana dall'1 al 5 novembre. Benvenuti a Lucca Comics e Games. Il Lucca Comics e Games sta per arrivare, tutto è pronto nella città toscana per accogliere i migliaia di avventori e amanti del fumetto che avranno l'opportunità di vivere un'esperienza magica per ben 4 giorni di fila. Le mura di Lucca sono destinate a diventare un nuovo mondo in cui non esistono più le persone normali, ma dove la dimensione del comics e degli anime prendono vita, stiamo ovviamente parlando dei cosplay, creazioni in maschera cui i fan dedicano mesi interi per realizzarli. Pirati, principesse, guerriere, maghi, e chi più ne ha più ne metta, se volete vedere qualcosa di straordinario quest'anno, dovete recarvi a Lucca Comics e non perdervi i magici eventi di questa edizione. Dal padiglione di Mazinga a Zero Calcare passando per la piramide di vetro sul baluardo di San Regolo, e se non capite di cosa si sta parlando fareste bene a dare una ripassata ad Assassin's Creed, sono moltissimi gli eventi e le installazioni previste per questi giorni magici. A cui si aggiungono due sorprese straordinarie, gli Oliver Onions e Cristina D'Avena. Oliver Onions a Lucca Comics. A Lucca Comics e Games avrà luogo un evento spettacolare, più unico che raro, dopo 30 anni tornano gli Oliver Onions con un nuovo DVD, Guido e Maurizio De Angelis Oliver Onions Reunion Live Budapest, registrato in occasione del concerto tenuto in Ungheria in omaggio a Bud Spencer. Ed è proprio il secondo giorno di festival, il 2 novembre a partire dalle 15 palco principale, che gli Oliver Onions firmeranno il DVD in sole 100 copie nell'evento chiamato Radio Animati On Stage. Il nome non può essere nuovo a chi ricorda il primo Lucca Comics e Games, come si legge sul sito, infatti, sono passati 10 anni da quando fu annunciata, in anteprima a Lucca Comics e Games, la nascita di Radio Animati, la web radio di solo sigle TV che il 1 gennaio 2018 festeggerà 10 anni di attività e di successi. Per celebrare questo sodalizio nasce Radio Animati On Stage, ovvero un'ora di diretta radio dal palco centrale per raccontare, e ascoltare in versione acustica inedita, alcuni fra i più importanti autori di musica italiana e di sigle televisive e colonne sonore. Un momento da non perdere per i fan di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della canzone. Cristina D'Avena in concerto. Non solo Oliver Onions, sul palco del Lucca Comics e Games si esibirà anche Cristina D'Avena, la cantante amata da grandi e piccini che da anni è la voce delle sigle dei cartoni animati più famosi di tutti i tempi. Il concerto si terrà nella giornata principale della fiera, sabato, e a differenza degli altri anni non sarà ad ingresso libero. Delle 40.000 persone che già hanno acquistato il ticket per il festival, solo 3.000 potranno assistere all'ambito concerto di Cristina D'Avena, le misure di sicurezza sono state inoltre intensificate, in modo da evitare incidenti a causa delle troppe persone che si sarebbero potute accalcare sul baluardo San Donato.